Ciao ragazzi, oggi partiremo col primo video su React. Intanto partiamo col definire cos'è React. React è una libreria JavaScript open source utilizzata per creare interfacce utenti dinamiche e interattive per le applicazioni web. E è un'interfaccia che è divisa in vari componenti, quindi che poi vengono messi insieme per costruire la nostra interfaccia web, quella nostra pagina di interazione con l'utente. Quindi se quando andate su un sito, che sia YouTube, un sito web, un sito commerciale, tutto quello che volete, quello che vedete come utente è l'interfaccia utente. Quindi React si potrebbe usare anche per creare questa interfaccia qua. E la divisione in componenti è semplicemente se voi magari pensate a un sito web, c'è una parte di un header o una navbar in cui ci sono i vari titoli, c'è il body in cui vedete il prodotto, quello che volete, e poi il footer dove c'è magari sono le informazioni sul copyright o altri contatti. E, diciamo, queste possono essere pensate come componenti che poi vengono messe insieme per creare tutta l'interfaccia, però in realtà si può suddividere ancora la cosa in più. Adesso smettiamo con le parole e andiamo subito al sodo. E per creare un'applicazione, la prima applicazione React, adesso oggi vedremo come impostare più che altro la piattaforma React, tutto l'environment di React, e poi piano piano vedremo come creare una nostra piattaforma, una nostra interfaccia, insomma. E qua sono sul terminale, Windows PowerShell, sono entrato nei vari cartelli, quindi dovete comunque partire dalla cartella qua. E una volta che siete dentro, dovete cliccare. Un secondo, ecco, dovete fare npm create vite, latest. Ok, questo è per creare un nuovo progetto, insomma. Vi chiederà want to proceed, ok, metto y, yes, così mi carica tutto. Ora chiede il project name. Adesso potete mettere quello che volete in realtà, però io scrivo, ad esempio, my React Project. Adesso tendenzialmente si parte così. Faccio ok, mi chiede cosa voglio usare. Posso usare Vanilla View tutto, scelgo React, scendo React, scelgo JavaScript normale perché si potrebbe anche usare TypeScript, però non facciamo TypeScript stavolta, facciamo JavaScript direttamente. Ok. Ora ci dice i prossimi comandi, quindi cd entrare dentro questa cartella, dopo npm install e poi dopo npm run dev. Io intanto faccio una cosa, apro direttamente Visual Studio, quindi farò code prima, quindi faccio code, poi cd my react project, così me lo apre direttamente su Visual Studio. E poi c'è npm install e npm run dev da fare. Quindi ora siamo su Visual Studio. Perfetto, salvo. Una volta dentro Visual Studio, vado nel terminale, new terminal, qui sotto. Mi assicuro di essere dentro. Perfetto. Poi faccio npm install oppure npmi, la stessa cosa. Invio. Mi carica tutti i pacchetti che mi serviranno per la piattaforma. Ok, ha scaricato tutto. Zero vulnerabilities. Mi ha appena caricato questo file e questo file qua. Packaggio JSON e questo qui, che non c'erano prima. Ora faccio anche npm run dev perché c'erano due comandi, quindi npm run dev per far partire tutto. Ok, ora mi crea un link che devo seguire. Ok, clicco, faccio una cosa veloce qua, così lo apro. Lo metto qua così, ecco. Questo è React. Adesso li metto vicini così si può vedere direttamente come faccio le modifiche. Ok, mi ha portato a questa pagina qua, che è quello che vedete la prima volta che aprite React, seguendo il metodo che vi ho fatto vedere fino adesso. Qua c'è il count che può modificarsi, quello che è. Ok, una volta che siamo dentro, il file che poi ci interessa di più. Adesso
Piano piano, mano a mano che andremo avanti col corso, scopriremo bene cosa vuol dire ogni file. Ad esempio, questo file qua, JSON, è il file che contiene, diciamo, lo scheletro di quello della nostra applicazione. Quindi il nome del progetto, la versione del progetto, il tipo, anche i vari comandi. Adesso non sto a spiegare esattamente tutto, farò una lezione a proposito, diciamo, su questo in particolare, su questo pacchetto JSON in realtà, in particolare più avanti. Però diciamo che ci sono tanti file. Ma quello che ci interessa realmente per adesso è questo qua nella cartella source. Qua vedete che c'è appunto CSS, che è tutto il codice che vedete qua davanti. C'è appunto JS, che dopo vedremo che è praticamente il cervello del nostro progetto. C'è index.css, che è anche questo gestire il sito. E poi c'è anche main.css, GSX. Ok, poi ci sono gli assets che contengono le immagini. Infatti elimineremo tutto piano piano, infatti adesso elimino questo, ok? Vedete che già ci sono problemi, ma non è un problema perché adesso dovremo eliminare tutto comunque. Quindi intanto elimino questo file qua che non ci servirà, quindi potete anche farlo, delete, elimino questo, poi dentro app tolgo tutto quello che è dentro quella funzione app. Tranne la funzione app stessa, quindi tolgo tutto questo, che non ci servirà d'ora in poi, elimino anche questo, ci troveremo con un file completamente vergine alla fine di tutto questo. E quindi index.css, ok, qua per adesso lo lascio così. Ok, se refresho, vedete che non c'è niente. Ora siamo. Abbiamo praticamente impostato il nostro progetto vuoto. Adesso piano piano vi farò vedere cosa significano, come si crea un progetto. Ho parlato delle componenti prima. Allora, le componenti sono function-based components. Adesso lo dico in inglese, ma cosa vuol dire? Che tutte le componenti che vi facevo vedere prima, che vi ho menzionato prima, quindi header, footer e body potenzialmente, perché le componenti possono essere anche altre, saranno funzioni che poi verranno messe dentro questa app.js, questo file qui, e poi verranno create piano piano. Ok, terra terra cosa vuol dire? Creiamo una componente, un componente. E allora faccio new file, facciamo header.jsx. Ok, ho creato. Come si fa? Il file è completamente vuoto. Cosa vuol dire che sono fatte come funzioni? Sono funzione, function, header, no, minuscolo, questa, ok, è una funzione. Qua sotto devo mettere un export default header. Questo permetterà al resto dei nostri file di poter avere accesso a questo header, perché ho almeno la funzione dentro questo file, e dentro metterò un return. Return, ora seguitemi così com'è, poi vi spiegherò piano piano cosa vuol dire ogni queste cose qui. Metto return, dentro questo return metto un div, e dentro il div metto un h1, in cui metto header. Ok, quindi qua ho appena creato una componente molto molto base, quindi un header in realtà. Quindi dentro una funzione ho creato un header e poi ho fatto export default in modo tale che gli altri file fuori possano avere accesso a questa funzione qui. Ora vado dentro app, dove ho conciato tutto tranne la funzione app, devo importare la componente che ho appena creato. Quindi come funziona? Faccio import header from header, quindi questo, e poi qui dentro cosa faccio? Diventerà header, così. Ok, salvo. In teoria, se refresho, dovete vedere un header qua. No, non si vede perché. Per lo stile. Quindi anche questo file qua faccio una cosa. Elimino tutto. Tanto anche qua dovremo ricreare tutto da capo. Faccio body.
background color, scelgo un background color, fatto così, così salvo, ok. Poi header, dovrei avere questo, ok. Ho importato qua dentro header, from header, ok, no, quello che ho sbagliato è che non ho messo return qua, ecco. Return, quindi anche dentro la funzione app devo ritornare la mia componente appena caricata. Header. Se fate caso, vedete qua. Header. Posso fare la stessa cosa, creo un'altra componente, stavolta footer, banalmente, quindi sempre dentro source, creo un new file, footer, con la F maiuscola, prima lettera, sempre maiuscola, punto gsx, poi cosa si fa qua? Function footer, che anche questa sarà una funzione, in cui faccio un return anche qui. Qua dentro metto questo, poi metto div e qua metto h2, sempre maiuscolo, giusto per, sì, chiamo footer, e poi la cosa importante, perché se no dopo il file, questo file qui non si potrà vedere da fuori, export default footer, perfetto. Quindi ora posso avere accesso a questo file da fuori, da dentro l'app. Dentro app devo importarlo come ho importato header, la componente. Quindi faccio footer from footer, che lo fa già direttamente. E qua metto return. Ecco, forse, non so se ve lo siete mai, se, lo, se vi è venuto in mente, però se ci fate caso, qua, return, ho creato questi tag vuoti qui. Magari non ve lo siete chiesti, però adesso vi spiego perché, perché lo sto anche per fare nell'app. Questo tag qua, si crea quando hai più di una componente dentro il return. Cosa vuol dire? Che dentro qua ho già una header. Voglio mettere anche footer. Come si fa? Se faccio così, footer normalmente, così, vedete che c'è un errore, mi dà rosso. Non riesce. Il return, questa è una convenzione proprio di React, il return, quando devi ritornare più di una componente, devi seguire una sintassi, insomma, particolare, che l'ho fatto prima senza spiegarvelo, però ora capite perché. Se vedete che lo faccio anche in futuro, capite perché lo sto facendo. Quindi lo metti dentro le parentesi e poi questo lo devi mettere dentro dei tag vuoti. Vedete che tra poco l'errore sparisce. Copia. Incolla. V. No, aspetta. Dov'è l'altro? Ctrl Z, ok. Ok, perfetto. Vedete che qua non c'è più l'errore. Perché è dentro il tag, dentro questo tag vuoto. E vedete che qua dentro, salvo, se vedete qua c'è header, footer. Potrei andare avanti così fino all'infinito. Potrei mettere body, potrei mettere pulsanti, potrei mettere quello che mi pare. E man mano che creo delle componenti, dentro questo file app è praticamente lì che compongo tutto e ogni componente ha il suo file separatamente che posso riutilizzare perché è anche questo il vantaggio di avere diversi componenti in diversi file perché tu li puoi riutilizzare finché ti pare modificando semplicemente la componente, cioè il file interessato e dentro ogni file posso fare quello che mi pare. Quindi questa è una prima impostazione di React. Del fatto che è comunque composto da diverse componenti che vengono poi assemblate dentro un file, nel nostro caso file app.jsx, per creare diciamo, una piattaforma, insomma. Ora non è una piattaforma vera e propria, però comunque avete capito il senso. Quindi questo è il primo video dell'impostazione di React.